Ah, buonasera a tutti, riuscite a sentirmi? Datemi gentilmente una conferma in chat. Perfetto, grazie Cinzia. Ciao Domenico, Claudio, ciao Antonio, ciao Walter, buonasera a tutti. Allora, iniziamo. Signore e signori, buonasera, io sono Costantino Zenono, sono il referente italiano di TopFX. Vi do il benvenuto in questo webinar. Per la prima volta il piacere di ospitare con noi in TopFX Paolo Peisino. Benvenuto Paolo, grazie di essere qui con noi questa sera. Eccomi. Sicuramente la grande maggioranza di voi conosce già Paolo, per chi non lo conosce, diamo brevemente due cenni di biografia. Allora, Paolo è un trader indipendente dal 2007, ha studiato svariate tecniche di trading, le quali ha provato ovviamente sul mercato, ma mancava a suo parere qualcosa a queste metodologie. Mancava la possibilità di proiettare nel futuro un'indicazione di quando i mercati avrebbero statisticamente invertito la loro tendenza. Questo l'ha capito grazie agli studi dell'analisi ciclica compiuti da Hurst, che approfondisce dal 2015. Tali studi lo hanno portato a ideare un metodo e un indicatore chiamato HCI Envelopes ed è l'unico programma formativo italiano basato sull'analisi ciclica originaria di Hurst. La biografia è davvero interessante, Paolo. Complimenti. Grazie. Allora, signore e signore, se siete d'accordo, vi lascio allora la parola a Paolo e auguro un buon webinar a tutti. Paolo, ti do anche la condivisione dello schermo, interrompo la mia, quindi se vuoi mostrare qualcosa, puoi. Grazie. Perfetto. Allora, devo cliccare su la chat che è davanti, share. Ok, lo schermo 2. Perfetto. E Costantino, il mio disclaimer lo devo leggere comunque oppure no? Come vuoi, diciamo che l'abbiamo già messo noi, quindi non Ok, serve. perfetto, quindi non sto allora più a mettere il mio e direi che possiamo passare direttamente alla prima slide. Beh, chi sono? Lo hai già spiegato, diciamo che in più rispetto a quella che è stata la tua presentazione, aggiungerei dove ho svolto i miei studi dell'analisi ciclica. Intanto chiedo scusa, non ho salutato nessuno, quindi approfitto per salutare tutte le persone che sono collegate, grazie di esservi collegati per questo webinar. Allora, io ho iniziato gli studi dell'analisi ciclica di J.M. Hirst attraverso i suoi due libri più famosi. Il primo è il Profit Magic of Stock Transaction Timing, e chiedo scusa per l'inglese. Il secondo è un libro un po' più introvabile, che è il Cyclic Service Training Course. Questo secondo manualone è composto da sei libri, anzi io in realtà ne ho ricavati 10 di libri andando a stampare, ed è sicuramente diciamo, il manuale più completo che possa esistere, secondo me, per studiare l'analisi ciclica di Hirst. Sostanzialmente, chi era Hirst? Era un ingegnere aerospaziale ed applicò i suoi studi matematici di ingegneria ai mercati. Ad oggi i suoi studi sono ritenuti essenziali per chiunque abbia voglia di imparare a lavorare i mercati con profitto attraverso l'analisi ciclica. E la passione per il ciclo di insegnamento mi hanno anche portato a creare il portale tradingpertutti.com. Velocemente vi spiego che cosa potete trovare all'interno del portale. Potete trovare i seguenti servizi, che sono tutti ovviamente basati sull'analisi ciclica. Lo Cycle Indicator, che è il più completo e potente indicatore di analisi ciclica disponibile per la MetaTrader 4, comprende il corso di analisi ciclica di 41 ore di formazione di altissima qualità, dove conoscerai il vero segreto dei grandi investitori, ossia il tempo. Servizio di segnali intraday sul DAX, servizio di segnali intraday e multiday, con incluso l'indicatore su DAX, Forex e Commodity, il servizio gratuito di analisi settimanale e un corso gratuito di 8 ore di formazione per il trader neofita. Adesso veniamo al clou dell'analisi ciclica. Costantino, se sei d'accordo, io farei tutta la parte slide, poi la pausa, come dicevamo, e dopo ci buttiamo direttamente sui grafici, così facciamo analisi in tempo reale, che sono sicuramente più interessanti rispetto allo scorrere solamente di slide. Va benissimo per me, Paolo. Perfetto. Allora, che cos'è l'analisi ciclica? L'analisi ciclica è un metodo di analisi grafica che prende in considerazione il tempo. Dimostrerò in questo webinar come i cicli temporali determinano l'azione dei prezzi, creando trend e cambiamenti di trend, prevedibili con ore, giorni, settimane e mesi di anticipo. Sapere quando il mercato invertirà la sua direzione consente di fare un trading più serenamente e anche in maniera molto, ma molto più rilassata.
Il metodo ciclico HCI che vedrete in questo webinar nel panorama dell'analisi ciclica è l'unico che potrà essere utilizzato senza l'apporto dell'analisi tecnica. È inoltre l'unico a determinare con mesi, giorni ed ore, ore precisi che cosa farà il mercato fornendo la proiezione grafica del futuro movimento del prezzo. Adesso ponete tanta attenzione nella slide successiva perché verrà rappresentato un normalissimo grafico di GBP/USD con un time frame mensile. Guardate bene il grafico, soprattutto leggete bene le due scritte tempo e prezzo. Questo lo spiego il perché andava visto bene il grafico. Normalmente in un grafico l'asse del tempo è molto più esteso dell'asse del prezzo. Questa dovrebbe essere la prima cosa da imparare quando si decide di affrontare il difficile mondo dei mercati finanziari. Una volta appreso come il tempo influisca sull'andamento dei mercati, potrai davvero capire come il prezzo lavora ed agisce. Invece, tendenzialmente, purtroppo, si tende a fare il contrario, a concentrarsi esclusivamente sull'asse del prezzo e andare a ignorare completamente quello che è l'asse del tempo, nonostante sia il più esteso su un grafico. Allora, adesso parliamo direttamente della teoria dei cicli. Sebbene nella realtà dei mercati i cicli non siano tutti uguali, ossia il ciclo ideale come vediamo rappresentato qua, in questo caso ho preso tre cicli, lo si vede da 11 barre, ok? E infatti l'ho scritto nell'immagine sotto, ho messo a confronto un ciclo ideale che si ripete tre volte e un ciclo reale che si ripete anch'esso tre volte. Dicevo, sebbene nella realtà dei mercati i cicli non siano tutti uguali, ossia ciclo ideale, possiamo comunque definire i cicli con un modello nominale. Un ciclo di mercato è calcolato identificando minimi importanti di prezzo che si ripeteranno con regolarità e disteranno indicativamente un numero di candele o barre mediamente simile. Questo è un ciclo, è una, diciamo, una serie di cicli che più si avvicina alla realtà, dove vediamo che abbiamo un ciclo da 9 barre, un ciclo ad esempio da 11 barre, un ciclo da 13 barre, che possiamo tranquillamente raggruppare all'interno di un'unica nominalità, ossia potergli attribuire un valore nominale. Per valore nominale si intende una sorta di etichetta. Questo perché? Perché ovviamente sarà impossibile, se no durante la nostra analisi, scrivere ok, il primo ciclo di 9 giorni, ad esempio, il secondo ciclo di 13 giorni, poi quello sopra di 11. Noi attribuiamo un valore standard a cicli che rimangono all'interno di un certo valore con la sua varianza. Poi spiegherò tutto bene, chiaramente, un po' rispondendo alle domande sui grafici. Quali sono le tre componenti base dei cicli? Qui entriamo più in un discorso tecnico, però è importantissimo per riuscire a capire come lavorare con l'analisi ciclica. Allora, le componenti base dei cicli sono tre. Molto probabilmente molti di voi già le conosceranno e ne avranno sentito parlare. Sono l'ampiezza, il periodo, che è la durata del ciclo, e la fase. C'è molta confusione nell'analisi ciclica perché molti pensano che l'ampiezza sia la durata del ciclo. Invece, come si può vedere nel grafico, non lo è assolutamente. Il periodo, quindi la durata del ciclo, e l'ampiezza, quindi la distanza tra il minimo e il massimo all'interno del ciclo, hanno una relazione proporzionale fra di loro. Più un ciclo ha i suoi minimi distanti, quindi più il periodo sarà lungo, maggiore sarà il movimento a salire o a scendere, chiaramente in funzione da che parte noi ci troviamo all'interno del mercato. Per dare un'informazione più precisa, che magari si capisce poco, ho cercato di fare le slide il più chiaro possibile, cioè il più semplice possibile, ma non sono assolutamente il mio lavoro. E per ampiezza intendiamo, se questo è il movimento del prezzo, per intenderci, ok? Per ampiezza intendiamo la distanza intercorsa tra il minimo del ciclo di partenza, il massimo del ciclo, il suo massimo, ok? E poi dal suo massimo al suo minimo. Questa è l'ampiezza di un ciclo. Fin qui presumo che sia tutto chiaro. Se ci sono domande, me le fai tu Sì, oppure. ti dico subito una domanda che c'è Massimo che chiede se toccheremo anche GAN e se funziona anche in questo periodo. No, GAN non lo tocchiamo perché non ne sono assolutamente, diciamo, non sono competente in materia, quindi direi solo stupidaggini. Io lavoro esclusivamente con il tempo. E alla domanda se funziona anche in questo periodo, assolutamente sì, perché nonostante la grande volatilità, il tempo è rimasto invariato. Per fare un esempio, 20 giorni, 40 giorni o 80 giorni su un grafico,
durano 20 giorni, 40 giorni, 80 giorni, che ci sia alta volatilità o che ci sia volatilità zero. Il tempo ovviamente non cambia mai. Per questo che statisticamente è il metodo più, diciamo, profittevole e corretto per poter fare un'analisi che abbia una percentuale di riuscita molto molto elevata. Sempre parlando delle tre componenti base dei cicli, la fase di un ciclo rappresenta il dove ci troviamo all'interno di essa. Questo è un concetto molto importante. Quando è nota, chiaramente mi riferisco alla fase, potremmo dire quanto sarà lungo il ciclo e il movimento del prezzo in un determinato momento e quindi conoscere in anticipo quando il ciclo e dunque il prezzo invertiranno. L'ho spiegato in un modo che neanche io riesco a capirlo. Adesso ve lo spiego poi sul grafico. Utilizzando più cicli li potremo confrontare e determinare così la forza e la bontà di un trend di mercato. La fase importante, in maniera diciamo ideale, cosa che ovviamente nei mercati non sarà mai in questa maniera, se noi abbiamo un ciclo, supponiamo che questo qua sia un ciclo da 80 giorni, ok? Tanto per fare un esempio. Supponiamo questo sia un ciclo da 80 giorni, in un ciclo ideale avremo la prima metà del ciclo che sarà rialzista, quindi sarà all'interno della sua fase rialzista. E poi avremo la seconda metà del ciclo che sarà nella sua fase di ribasso, quindi in quella che viene chiamata fase ribassista. In realtà abbiamo una fase, un momento all'interno del ciclo dove non c'è direzionalità, quindi dove abbiamo, no, non abbiamo né una fase rialzista né una fase ribassista, ma una fase neutrale. Ed è sostanzialmente all'interno di un ciclo ideale quello che è proprio il picco di mercato. Spesso e volentieri ci ritroviamo che in aree vicino ai picchi di mercato abbiamo il mercato che c'è cioè il prezzo che tende a lateralizzare. In realtà lo si vede molto di più sui minimi, però anche sui massimi si vede questa lateralità. Un piccolo trucchetto che si può già utilizzare è quando siamo vicino al massimo ci dobbiamo aspettare tendenzialmente un picco singolo, quando invece siamo vicini ai minimi, il prezzo può anche tendere a lateralizzare per più tempo rispetto a un picco. Però questa è una fase in cui noi diciamo che non c'è tendenza ciclica. È importante perché noi sommando i cicli riusciremo a capire quando ci ritroviamo in una fase di rialzo, cioè in una fase di sostanzialmente di grande trend o di piccolo trend, comunque poi lo vedremo successivamente. Allora, confrontare più cicli. Questo è il sistema cardine dell'analisi ciclica. Noi non possiamo tracciare un unico ciclo, entrare a mercato, perché la probabilità di andare a stop loss e trovarci nel posto sbagliato, al momento sbagliato, diventa enorme. Ed è uno dei motivi per cui molti trader dicono che l'analisi ciclica non funziona, semplicemente perché non la si conosce. L'analisi ciclica richiede più impegno inizialmente rispetto a un'analisi tecnica più tradizionale, perché necessita di imparare a visualizzare i cicli sui grafici e quindi poi necessita anche più impegno per capire come metterli insieme per poter sapere dove ci troviamo nel mercato. Però una volta capito questo, riusciamo con anticipo a sapere quando il mercato sarà long, quando il mercato sarà long, short, senza i se. Cosa vuol dire? Non se rompe questo livello è long, se rompe questo livello è short, ma assolutamente o solo long o solo short. Okay? Il vantaggio qual è? Che se noi battezziamo un trend al rialzo e il mercato va al contrario, perdiamo un treno. Non perdiamo soldi, se non in rare occasioni, per fortuna, ma perdiamo un treno. Tipo oggi invece ho perso soldi perché il mercato ha fatto quella sparata sul DAX che non ho capito, però poi abbiamo recuperato tutto e comunque poi ve lo farò vedere. Allora, confrontare più cicli. Hirst ha identificato cicli con un rapporto 1 a 2 e con solo tre casi di rapporto 1 a 3. Per rapporto, lo spiego bene nel disegno. Allora, lo spiego bene nel disegno. Nel disegno sopra riportato ho per comodità e semplicità disegnato tre cicli utilizzando quindi il rapporto 1 a 2. Esempio, ciclo giallo dura 80 giorni, ciclo rosso durata 40 giorni, quindi ovviamente all'interno di un ciclo giallo saranno da 80 saranno contenuti due cicli da 40, ok? E il ciclo verde che sono 20 giorni, quindi vuol dire che all'interno di un ciclo da 40 saranno contenuti a sua volta due cicli da 20 e chiaramente così a scendere. Come puoi vedere in un ciclo ideale, chiaramente qui parliamo sempre di ciclo ideale, all'interno di ogni ciclo sono contenuti due cicli con la durata di metà del periodo. Ditemi se è chiaro qua per cortesia perché è veramente importante. Quindi sempre il ciclo superiore conterrà due cicli al suo interno di una durata
di circa la metà di esso. È chiaro? Sì. Okay. Sì? Sì, sì. E ho detto una domanda che mi sembra importante al volo, quella 80-40-20 giorni di boss sono di calendario, giusto? No. Si parla di giorni di calendario. Il metodo originale di Hurst parla di calendario. Infatti, come dicevo questa mattina nella diretta, ti ricorderai Costantino, i migliori strumenti in questo momento da poter analizzare con l'analisi ciclica sono le criptovalute, perché non chiudono. Non chiudendo sabato e la domenica non abbiamo la mancanza dei giorni, diciamo, di chiusura. In realtà l'escamotage è quella di moltiplicare il valore del ciclo per 1,7 e questo ci darà sostanzialmente, e ci toglierà la media della candela mancante, ma ai fini della nostra analisi non c'è nessun tipo di problema. L'importante è non basarsi sui giorni di borsa, perché basandosi sui giorni di borsa si vanno a prendere i minimi e i massimi delle giornate di borsa ed è sbagliato. Noi dobbiamo esclusivamente andare a prendere i minimi in funzione del calendario. Non ci deve assolutamente interessare la borsa, ok? Allora, andiamo avanti. I cicli interni possono avere i massimi più alti? No, per il rapporto di proporzionalità, assolutamente no. Un ciclo interno non può avere i massimi più alti. Allora, confrontare più cicli. Un concetto fondamentale dell'analisi ciclica è la sincronia tra diversi cicli. Più cicli sono in sincronia, più cicli sono in sincronia quando si trovano nella stessa fase ed è ho scritto una scemenza qua. Allora, quando si trovano nella stessa fase e determinano così il movimento è chiaro al rialzo o al ribasso, che ho capito cosa ho fatto. E più cicli sono in sincronia e più si trovano nella stessa fase e determinano quindi un movimento chiaro al rialzo o al ribasso. Dopo lo spiegherò meglio, non ho fatto caso dell'errore di scrittura. Sono invece asincroni quando non si trovano nella stessa fase, determinando quindi un movimento poco intenso o di completa lateralità. Nel prossimo grafico osserveremo l'indice tedesco DAX su time frame da 15 minuti, dove ho evidenziato cicli partendo dall'alto da 2 giorni, 1 giorno e 12 ore. Prenderemo in esame i cicli da un giorno, 12 ore, solamente per questa velocissima spiegazione, e osserveremo come la sincronia abbia dato direzione al prezzo, mentre la asincronia abbia invece provocato una fase di lateralità. Questa analisi ha fruttato agli abbonati 217 punti al ribasso e 44 punti al rialzo, perché è un'analisi di settimana scorsa, mi parlo di giovedì o di venerdì. Intanto, se può interessare, faccio vedere al volo che abbiamo appena chiuso il petrolio, il long che abbiamo dato questa mattina, ci ha fatto un po' tribulare, lo stop era posato qua sotto, adesso è ripartito, ormai è tardi, quindi ho chiuso comunque oil con altri 5 punti di oil, più i 12 di questa mattina, solo oil ha dato 17 punti. Lì già si è intravisto quello che andremo a vedere adesso. Qui vediamo il grafico. Allora, nella parte superiore, come dicevo, abbiamo il ciclo da 5 giorni, in quella di mezzo il ciclo da 2 e in quella sotto il ciclo da 1 giorno. Si può vedere in maniera, direi, precisa, in realtà questa slide andava messa dopo, ma va bene uguale, che in questa zona, vedete che qui avevamo un ciclo che era praticamente orientato al rialzo, no? Se noi teniamo presente il ciclo ideale, là era rappresentato, scusatemi, con una sinusoide, vado a ingrandire un po', cioè era rappresentato con un arco, cosa sto facendo qua, si vede che non è il mio mestiere, eh? Abbiamo l'arco, ok, qui avevamo un minimo, quindi avevamo una tendenza che era rialzista, lo vediamo bene con la sinusoide, qui invece eravamo posizionati sul massimo, vedete che il prezzo appare, diciamo, tempistica, appare in momento, era posizionato sul massimo, cosa vuol dire? Vuol dire che avevamo un ciclo a rialzo, un ciclo a ribasso, con una somma che dava zero. E il mercato effettivamente ha un po' tentennato, non è che si sia mosso tantissimo. Se andiamo invece a vedere quest'area qui, in quest'area qui, che però noi non abbiamo preso come trade, avevamo entrambi i cicli a rialzo. Avevamo questa fase, lo si può vedere molto bene, questa fase dove ci diceva che il prezzo probabilmente sarebbe salita. E anche nel ciclo più piccolo, quello da un giorno, ci diceva che il prezzo sarebbe salito. Beh, si può vedere con grande chiarezza che lo avessimo preso, cosa che comunque non abbiamo fatto, avrebbe fruttato veramente tanti punti questo trade. Tenete conto che, come potete vedere qua, le sinusoidi sono proiettate nel futuro, quindi non è questo trading con il senno del poi, queste sono informazioni che avremmo avuto anche nel mercato reale, cosa che noi abbiamo avuto nella fase di ribasso, perché qui abbiamo preso, vedete, lo short, e qui abbiamo avuto
come si può vedere bene il tempo, la sinusoide che ci diceva che il prezzo sarebbe sceso, sia nel ciclo più grande che nel ciclo più piccolo, e effettivamente noi qui abbiamo preso lo short e ci ha portato a casa i punti che avevamo detto. Stessa cosa l'abbiamo fatta qua, perché qui il mercato è salito, però qui avevo il mercato che stava scendendo, quindi era il mercato non era allineato, quindi avevamo una fase di spinta ribassista, una di rialzista, e il mercato ha lateralizzato effettivamente. Invece qui poi abbiamo avuto entrambi i cicli orientati al ribasso, con il ciclo grande, vedete, da un giorno che ci diceva che era ancora in fase ribassista, ed eravamo arrivati sul picco massimo del ciclo, in questo caso a un giorno, abbiamo preso il secondo short e abbiamo preso il profitto anche dello short. Tutto ciò è fantastico perché? Perché ci permette di creare un vero e proprio piano di trading, ce lo segniamo sulla nostra agenda o sul computer, dove volete, e andate a guardare un grafico solo quando statisticamente sarete con grandissima probabilità dalla parte giusta del mercato. E questo è molto importante, non ci sono dubbi su che direzione dobbiamo andare a prendere. Ci vorrà solo un po' di allenamento per capire come identificare i cicli, ma questo lo spiego nelle 41 ore di formazione e nel canale Telegram, dove oggi siamo in 85, dove facciamo analisi quotidiana, e qualsiasi dubbio lì viene completamente risolto, si dice così. Tra l'altro, ogni tanto faccio anche webinar diretti, ad esempio questa settimana ne farò uno con i miei ragazzi, dove andremo a rivedere le analisi insieme, e risponderò anche alle loro domande in diretta. Fermo restando che c'è anche il forum dove si può fare una domanda, lì rimane e vi vado a rispondere. Perché 1714? Perché conto solo sabato e la domenica, Massimo, per questo. La sinusoide rappresenta esatto l'andamento del prezzo futuro, quello che farà il prezzo. Allora, Domenico fa una domanda interessantissima, ma nel confronto di più cicli bisogna lasciare lo stesso TF per tutti i grafici? Allora, nell'analisi ciclica il time frame è soltanto lo strumento per poter osservare un ciclo. Se noi dobbiamo, per intenderci, osservare un ciclo da 80 giorni, non lo potremo fare in un time frame da 15 minuti, a meno che non abbiamo in casa lo schermo di un cinema, allora probabilmente lì lo si riesce a individuare. Va un po' al buon senso. Io tendenzialmente su 15 minuti tendo a evidenziare cicli fino a un massimo di 5 giorni, ok? Su un time frame a un'ora invece vado a evidenziare anche cicli da 20 giorni. Sul time frame giornaliero vado a evidenziare invece cicli da 40 settimane, 20 settimane, 80 giorni, 40 giorni fino a 20. Questo per far sì che io possa sempre avere tre cicli evidenti e che abbiano al massimo una curva schiacciata così. Fermo restando che per fare queste analisi, chiaramente ingrandisco il grafico, poi lo vado a ridurre a 3 per avere sotto mano, anzi sott'occhio, pardon, immediatamente quella che è l'andamento di tutti i cicli. Ok, quindi sì, ho risposto alla domanda. Invece quella era l'ultima, credo che possa rispondere tu perché della registrazione, perché non lo so. Sì, sarà disponibile la registrazione a partire da domani nel nostro canale YouTube TopFX Italia. Lo scrivo qui il nome del canale, TopFX Italia, canale YouTube. Allora, questa parte, questa frase è forte perché probabilmente molti conoscono la parola price action. Allora, come lavora il prezzo? Tre cicli inglobati, uno all'interno dell'altro, creano il movimento del prezzo denominato azione. Azione l'ho chiamata io perché sui libri non sono riuscito a trovare un nome che me lo identificasse. Questa è la price action in formazione. È evidente dal disegno, e lo sarà ancora di più sui grafici, come sia il tempo, con i cicli ben identificati, l'unico metodo veramente predittivo dei mercati. I livelli di prezzo, come vedremo successivamente, sono solamente una conseguenza. Qui si spiega bene perché l'analisi ciclica è la vera price action, perché ci dice che cosa farà il mercato, non cosa sta facendo adesso il mercato, ma che cosa farà il mercato nel futuro. Quindi ci disegna letteralmente su un grafico che cosa farà il prezzo successivamente. Ok? Qui vediamo, ad esempio, sempre rimanendo con lo stesso valore dei cicli di prima, i cicli da 20 giorni, il ciclo da 40 e il ciclo da 80. Quando abbiamo più cicli che sono nella stessa fase, ovviamente avremo il prezzo che avrà un'accelerazione importante. Alla chiusura di un ciclo, in questo caso del ciclo da 20 giorni, avremo ovviamente due cicli che spingeranno al rialzo, uno che spingerà al ribasso, quindi una leggera flessione del prezzo o ritracciamento,
poi avremo in questo caso due cicli con un ciclo più grande che sarà rialzista, un ciclo da 20 giorni che sarà rialzista e una fase neutrale, vedete qua, quindi la spinta sarà tutto sommato interessante che ci darà nuovamente un rialzo, un ribasso molto forte perché avremo due cicli, un ciclo da 40, un ciclo da 20 al ribasso, stessa cosa chiaramente per la parte opposta. Questa forma ad M nel trattato originale, quindi di colui che l'ha creata e ideata, si chiama composite line. In realtà non ha una forma esclusivamente fatta in questo modo perché dipende da quanti cicli vengono inglobati uno all'interno dell'altro e questo inglobamento ci va poi a permettere di disegnare più forme del prezzo a seconda di quanti cicli abbiamo. Voi immaginate che se qui avessimo un ciclo più grande, ok, avessimo un ciclo più grande, la forma sicuramente non sarebbe questa qua. Questo è un dato di fatto, così come se avessimo cicli più piccoli, qui dentro avremo chiaramente delle sfaccettature più piccoline, fino ad arrivare addirittura ad avere cicli anche nell'ordine del secondo, che chiaramente non sono tradabili. Questo è il motivo per cui lavorare fisso a una forma del genere non è, diciamo, non è statisticamente la cosa corretta, perché noi dobbiamo sempre, solo e esclusivamente, avere poi, dopo vedrete che cosa, uno strumento che ci proietti realmente dove saranno i massimi minimi, perché questo è un disegno di massima che però non rappresenta assolutamente il reale movimento del prezzo. È la sinusoide che stabilisce quanti giorni il ciclo? No, e dopo lo vedremo Raffaele bene sui grafici, perché i cicli di Hertz sono ben definiti. Il modello nominale di Hertz, per modello nominale, come dicevo prima, si tratta di etichettare sostanzialmente i cicli, ma dopo lo vedremo perché partiamo da cicli da 18 mesi, quantomeno io parto dal ciclo da 18 mesi fino al ciclo da un giorno. Precisione: 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane, 80 giorni, 40 giorni, 20 giorni, 10 giorni, 5 giorni, 2 giorni e 1 giorno. I cicli devono essere fissi con le loro varianze. Non si può pretendere di adattare a nostro piacimento un indicatore al mercato perché non funziona in questa maniera. Anzi, adattare in questo caso sarebbe mercato un indicatore, cosa che non va assolutamente bene. Comunque il protagonista di tutto il nostro lavoro e anche l'analisi ciclica rimane sempre solo il mercato, questo è ovvio. Allora, come lavora il prezzo? Qui è soltanto per dare un'indicazione di come sostanzialmente va a lavorare, cioè come possiamo lavorare. Per un'operatività chiaramente daily, in intraday ci va un po' più diciamo, di lavoro, quindi non la sto a spiegare adesso. Suggerisco di lavorare cicli con 80 giorni di periodo. Mediamente la varianza è intorno a un più o meno 10%, in realtà dipende molto anche dal ciclo che noi andiamo a lavorare. Esistono cicli di 80 giorni che hanno una durata di 50, ok? Però sono tutti concetti spiegati bene nel programma formativo. Questo perché io consiglio di lavorare cicli di 80 giorni, perché possiamo così poter avere la possibilità di avere 4 cicli da 20 giorni per poter operare. Sostanzialmente in questa maniera noi che cosa potremmo fare per lavorare nel modo corretto? Andare a prendere questo ciclo qua, anche se magari molti preferirebbero prendere questo, e andare a prendere poi questo ciclo qua. Ops, scusatemi, questo ciclo qua. Perché questo? Perché se io ho la previsione di una ripartenza di un ciclo qui, ok? Avendo la varianza, il rischio qual è? È quello che il ciclo non chiuda qua, ma chiuda qua. Trascuriamo il fatto che possa aver chiuso qua, ma qui ce ne saremmo già accorti. Quindi noi che cosa faremo? All'interno di questo bellissimo ciclo che ho fatto, non andremo a prendere il segnale qua, ma andremo a prendere questo. Perché? Perché noi ci aspettiamo che il prezzo faccia questo movimento. Ok? Quando fa questo movimento avremo la certezza che il ciclo, se chiaramente la durata sarà consona a quello che era il ciclo maggiore, avremo la certezza che questa parte qua ci dirà ok, il ciclo è già iniziato perché il primo è già formato. Se io so che all'interno di un ciclo di 80 giorni ho due cicli da 20, allora andrò sereno perché il secondo ciclo da 20 mi andrà praticamente a prendere il picco massimo del ciclo da 40 e il picco massimo del ciclo da 80. Quindi questo trade qua e questo trade qua sono in assoluto i trade più sicuri da poter andare a prendere. Questo chiaramente in un ciclo ideale. Ovviamente questo non è sempre così, spesso e volentieri i segnali a noi arrivano qui, ok? E siamo anche comunque in grado di andarle a pescare qua. Però qua chiaramente richiede un po' più di esperienza, ma anche qua è tutto spiegato tranquillamente nel metodo. Perché è importante questo? È importante nell'analisi ciclica perché voi
quante volte vi è capitato di, faccio una domanda qui, quante volte vi è capitato di prendere le breccate perché nei vari manuali di analisi tecnica viene detto se brecca un livello si entra, e se, soprattutto se magari un mercato è fortemente toro, fortemente orso, noi entriamo perché la rottura ci va a determinare, ci sta dicendo che l'azione è forte, quindi siamo nella parte giusta. Quante volte di voi, cioè quanti di voi ha fatto questo ragionamento, è entrato al mercato e se l'è visto poi tornare indietro? Vi succede parecchie volte, giusto? Si prende ogni stop, è ovvio, meno male che ci sono, spesso. Perché questo? Perché spesso e volentieri, e questo è il motivo per cui l'analisi ciclica chiunque la dovrebbe utilizzare anche con la propria analisi tecnica, ok? Perché spesso e volentieri ci ritroviamo a prendere un segnale long qua, quando siamo sul massimo di un ciclo, e un segnale short qua. Breccata del prezzo, vado short perché c'è breccata di un supporto, vado short perché ha rotto, quindi mi dà conferma della forza ribassista. Stessa cosa long, resistenza, rottura, vado long perché mi dà conferma della forza rialzista. No. Questo è entrata breakout. Entrata breakout va fatta con i cicli. Io vado a prendere un segnale long, non qui quando sono entrando in un ciclo, ma qui. Vado a prendere un segnale o qui. Vado a prendere un segnale short, non qui, ma lo vado a prendere qui o qui. Ok? Fa una differenza enorme, questo ci permette di sapere se abbiamo ancora spazio per entrare al mercato. Se lo spazio è poco, se vogliamo entrare, entriamo e magari facciamo banzai. Il buon senso dice che se sono vicino a un massimo ciclico, piuttosto perdo il treno, il più incredibile treno della mia vita, perché poi il mercato fa quello, se noi non prendiamo un trade, stiamo pur certi che quel trade lì non ritraccia neanche di un punto, di un pips a pagarlo oro, ne fa 300 di fila, non avremmo fatto fatica alcuna a portare a casa il profitto. Purtroppo sempre succede così. Però noi sappiamo che la statistica è della nostra, e questo è un mestiere di statistica e basta, di probabilità, nulla più. Tutto il resto è, secondo me, non è reale. Qui è veramente probabilità e statistica. Noi non possiamo sapere dove andrà il prezzo mai, ma quando ci arriverà invece sì, perché il tempo, appunto, l'abbiamo visto, è un concetto ad oggi non ancora manipolabile dal mercato. Il prezzo invece sì. Conoscere anche solo con l'utilizzo delle sinusoidi intersecate, cioè inglobate una all'interno dell'altra, quando ci troviamo su più picchi ciclici o più minimi ciclici, ci permette di entrare al mercato. Questo è l'esempio più lampante. Faccio una divagazione sul grafico veloce. Questo è il petrolio di oggi, no? Questa mattina che è venuto su bene, noi abbiamo preso il long qui, l'ho chiuso qui, ok? Se noi tracciamo una normale VT, cioè trend line, pardon, VT era un'altra roba, qui avrebbe generato un segnale. Quanti qua avrebbero preso la breccata in questo momento qui? Probabilmente molti con l'analisi tecnica, perché rottura di una trend line, e resistenza importante, rottura eventuale entro long. Qui in realtà il segnale era ribassista, non era rialzista in questo momento qua, ok? Nel modo più assoluto, io sono entrato, si è spostata la sinusoide, perché io ho preso il long, qua si deve essere spostata la sinusoide, aspettate. Perché poi lui mi ha fregato alla grande. Allora. Poi comunque lo rivediamo dopo. Ah, ok. Si era spostata la sinusoide. Allora, il segnale long io l'avevo qua, ok? Lui invece che cosa ha fatto il malefico? Il malefico ha pensato bene di venire giù e di salire poi dopo. In questo caso, ecco, questo è l'esempio ancora più lampante. Una breccata qua a rialzo. Magari si sarebbe tentati a prendere la grande candela, grande forza, quindi se break vado a rialzo. Noi no, perché statisticamente abbiamo qua la quasi certezza che il mercato in quest'area molto probabilmente andrà giù, non andrà su. Un buon long sarà da prendere poi successivamente sui minimi, oppure andare a posizionarci short, se chiaramente i cicli superiori saranno anch'essi posizionati nella stessa maniera. Ok? Non ho capito perché si era spostata la sinusoide, comunque a volte succede. Antonio chiede: se inizio di un ciclo, ha un giorno o settimana preciso sul calendario? No, assolutamente no. Questo vorrebbe dire partire il primo giorno dell'anno. Non funziona così. Noi dobbiamo identificare minimi importanti, dobbiamo
partendo dai cicli più grandi, quindi minimi ben evidenti, e riniziare la nostra operatività. Chiaramente non c'è una regola che ci dice andiamo indietro di 1000 anni, 100 anni, 10 anni, un anno per cercare i nostri cicli. Una regola interessante è riuscire ad avere almeno 3 cicli indietro da utilizzare come parametro di media, ok? Quindi andare indietro di 3 cicli, sia che si tratti di cicli superiori, cioè di lungo periodo, e stessa cosa vale per il ciclo intraday. Tanto per intenderci, non si prende mai l'ultimo ciclo che vediamo, perché non abbiamo ancora la certezza che sia già stato chiuso, deve esserci già una chiusura. E come si diciamo capisce quando un ciclo è finito e è iniziato un altro, è tutto spiegato all'interno del corso, chiaramente. Dipende dall'arco temporale che vuoi lavorare, Ross. No, perché io per lavorare il daily, tu dici come ciclo, sì, per lavorare ad esempio un 80 giorni, ovviamente analizzo un ciclo da 40 settimane e 20 settimane, quelli però li vedo tutti su H1. Adesso parliamo della futura linea di demarcazione. Le slide sono quasi terminate, così facciamo poi una pausa. E la futura linea di demarcazione è una delle componenti principali dell'indicatore, Earth Cycle Indicator, e si presenta sul grafico come una media mobile semplice, è calcolato su massimo minimo diviso 2 della durata di un periodo traslata di x candele, dove x sta per la metà del ciclo in esame. Poi adesso chiarirò tutto. È metà ciclo, traslato a destra del 50% per cento dell'ampiezza del ciclo principale. Devo un po' perché inizio a impastarmi la bocca. Questa linea viene utilizzata per determinare quando il prezzo invertirà con notevole anticipo, e verrà tracciata solamente a trader, ovviamente con l'indicatore Earth Cycle Indicator. Qui vedete come è creata la futura linea di marcazione. Se la linea sinusoide nera è il prezzo, chiaramente è sempre all'interno di un ciclo ideale, mi raccomando, vedete che la linea viola è della stessa durata identica per quanto del prezzo, quindi tra un minimo e un minimo abbiamo la stessa identica distanza, quindi durata, ossia questo. Ok, qui abbiamo i minimi che hanno la stessa durata. E si può vedere bene come il suo scostamento a destra va praticamente a creare in maniera opposta a minimo di prezzo, massimo di FLD, minimo di prezzo, massimo di FLD, minimo di prezzo, massimo di FLD. Questo ci va a generare due, diciamo, informazioni importanti. Uno, dove molto probabilmente avremo come tempo, attenzione, un massimo o un minimo di prezzo. Perché? Perché se noi abbiamo in questo caso il prezzo proiettato del 50% a destra, partendo dal presupposto che la durata media dei cicli è sempre la stessa, ovviamente a massimo dell'FLD corrisponderà a un minimo di prezzo, ok? In un ciclo ideale. In realtà poi si vede che non è proprio in questa maniera. E stessa cosa al contrario, a minimo della futura linea di demarcazione avremo un massimo di prezzo. Tra l'altro l'intersecazione del prezzo sulla FLD ci andrà anche a generare un segnale di ingresso e un possibile target, ok? Quindi abbiamo uno strumento che, a differenza di una media mobile, non sarà in ritardo, perché non sarà diciamo posizionato esattamente al tempo in cui ci troviamo, ma sarà già proiettato nel futuro, quindi già in anticipo ci dirà dove il mercato andrà a generare nuovi massimi e nuovi minimi. Un ciclo giornaliero con barre a 5 minuti iniziano ad essere un po' troppe, perché quante sono le barre? 24 per... Quanti minuti ci sono in un'ora? 60 diviso... Oh, 60. 60 per 24. Sono 144 minuti, giusto? 720 candele, se non ho fatto male il conto, sono un po' troppi. Su un 5 minuti non ha senso prendere un ciclo giornaliero. Sono più che sufficienti andare a prendere un ciclo da 4 ore, un ciclo da 5, un ciclo da 2, un ciclo da 1 è d'avanzo, ok? Ne è proprio d'avanzo. Il giornaliero è esagerato veramente. Ed è uno dei motivi per cui io con l'analisi ciclica non guardo come è posizionata una candela mensile, se è verde o rossa, una settimanale se è verde o rossa. Non mi interessa, perché io so prima che cosa farà il prezzo. Non devo... E soprattutto perché all'interno di una candela mensile ci sono, io che lavoro un ciclo da 12 ore, quanti cicli da 12 ore ci sono? Una marea. E quindi andare a vedere come è posizionato l'orientamento, ad esempio, di una candela mensile o settimanale, per chi lavora con l'analisi ciclica, non ha, diciamo, non dà un vantaggio. Con cosa lavoro? Poi dopo andremo sui grafici, ovviamente.
con l'Air Cycle Indicator Evolution. È un indicatore sviluppato, che ho fatto sviluppare dalla mia programmatrice, per poter lavorare con i cicli di Hurst in modo professionale, ovviamente sulla piattaforma MetaTrader 4. L'indicatore consente di tracciare i cicli sul grafico con soli tre clic in modo separato su ogni time frame. Questo è importante, poi lo vedremo, perché se voi tracciate una media mobile, uno stocastico, un MACD, qualsiasi cosa, un Ichimoku sul grafico, se cambiate time frame, l'indicatore andrà ad adeguarsi al time frame che state vedendo, okay? Quindi sballandovi completamente tutte le analisi, soprattutto la media mobile. Se si chiama media, motivo ci sarà. Se voi prendete ad esempio la media mobile più utilizzata, quella 21 che si utilizza sul giornaliero, capite voi che un conto è avere una media che va a vedere, va a calcolare il suo valore nelle 21 candele precedenti, un conto è essere su un 5 minuti con una candela a 21 periodi che vi darà sostanzialmente l'informazione di 21 candele a 5 minuti. Se facciamo 5 per 21 diviso 60, vi dirà cosa sta facendo il prezzo nell'ultima ora, 1,75 minuti, 1 ora 75, chiaramente una valenza statistica pari a 0. E invece l'indicatore mio lo potrete andare a disegnare su ogni time frame singolarmente, quindi potendo avere più analisi per ogni time frame. Questo è importante perché vi consente di fare un'analisi multiciclo, magari se volete per forza vedere cicli grandi e cicli molto molto piccoli, ok? E consente anche di inclinare verso l'alto e il basso i cicli disegnati per una previsione millimetrica del futuro movimento del prezzo, identificare i target di prezzo precisi sfruttando il rapporto periodo-ampiezza, tracciare in automatico le medie mobili cicliche, molto importante questo, tracciare le envelope per calcolare la media dell'ampiezza di un ciclo e tracciare fino a 13 FLD corrispondenti ai cicli identificati da Hurst, e poter anche tracciare la FLD forecast e spostarla sul grafico per predire i cicli di ogni durata. Poi comunque vi farò vedere sicuramente brevemente sul grafico. Adesso direi che arriva la sezione più importante, che è quella, diciamo, dei grafici, dove andrò a dimostrare in modo pratico i vantaggi nell'utilizzare l'analisi ciclica con Air Cycle Indicator Envelope. Dimostrerò anche come identificare la futura azione del prezzo con la FLD, vedendo direttamente proiettato nel futuro il movimento in cui statisticamente al 90% si crea un nuovo massimo e un nuovo minimo. Chi segue le mie analisi settimanali sa che io da anni faccio l'analisi sempre sugli stessi identici strumenti, non cambio mai, in modo tale che ogni settimana possiamo andare a confrontare quello che è successo con quello che avevamo previsto. E l'attendibilità supera il 90%. Dimostrerò anche come, tarando in modo corretto l'indicatore, avremo anche i target probabili di prezzo sfruttando il rapporto periodo-ampiezza. Capirete perché il tempo è il fattore determinante per un'analisi statisticamente vincente. Rispondo al Mattia, l'indicatore fa repaint? Assolutamente no, nel modo più assoluto. Adesso Costantino, io direi che possiamo farci la pausetta e poi ce ne andiamo. Perfetto. Allora ne approfitto per fare una breve presentazione del broker sponsor di questo webinar, ovvero di TopFX. Ti prendo lo schermo, ok Paolo? Certo. Allora. Ok, riuscite a vedere le mie slide? Sì, si vedono. Perfetto. Allora, TopFX, il broker dei broker, come lo chiamate, vi spiegherò il perché. Allora, innanzitutto, la prima cosa che andiamo a controllare in un broker, prima di sceglierlo come nostro broker, ecco, dove affidare i nostri capitali, la storia e la regolamentazione. Allora, dovete sapere che TopFX è nato nel 2010. È stato fondato nel 2010 e ha la sede principale in Limassol, a Cipro, il più importante forex a livello mondiale. Il motivo che Limassol Cipro è diventato il più importante centro forex a livello mondiale è la posizione geografica strategica tra Europa, Asia ed Africa, quindi un centro multietnico, multiculturale. Come sapete, il forex non è solo Italia, ma bensì internazionale. Poi qui si sono trovati anche i principali sviluppatori di piattaforme, tra cui MetaQuotes, e Spotware, DC Trader, i fornitori di liquidità come siamo anche noi, servizi necessari per il brokeraggio e, ultimo non meno importante, anzi forse la cosa primaria, le tasse molto basse, pari al 12,5% le tasse societarie in Cipro.
Quindi questi fattori hanno fatto sì che Limassol diventasse il centro di Forex più importante. Topfx è un prime broker e fornitore di liquidità, dunque non siamo un semplice broker, bensì uno scalino più su. Cosa significa fornire la liquidità? E voi quando vi appoggiate su un broker vedete i prezzi che scorrono in piattaforma e i vari simboli. Simboli e prezzi si chiamano liquidità, cioè siamo noi che diamo ad alcuni broker sono nostri clienti, questi strumenti. Dunque riceviamo i trades dei loro clienti quando ovviamente questi broker decidono di mandare i trades dei loro clienti a mercato. Ovviamente anche noi ci appoggiamo a delle istituzioni finanziarie. Siamo regolamentati dalla SAISE con numero di licenza 138/11 e siamo registrati presso 25 autorità di regolamentazione europee, tra cui la Consob, l'FCA ed altre. Secondo aspetto più importante, la sicurezza dei fondi. Topfx tiene i conti dei clienti segregati presso la Barclays Bank di Londra, una delle principali banche a livello mondiale. Offriamo la protezione del saldo negativo su ciascun conto che avete con Topfx, anche se avete più conti. E partecipiamo al fondo di compensazione per gli investitori, come previsto dalla SAISE. Chi sono i nostri clienti? Allora, come detto, siccome non siamo un semplice broker, non abbiamo solo clienti al dettaglio, clienti professionali. Abbiamo anche istituzioni finanziarie, broker e fondi. Quali servizi offriamo ai clienti istituzionali? Allora, come detto, Topfx si occupa di due cose, sia di clienti istituzionali che al dettaglio. Ai clienti istituzionali offriamo principalmente due servizi. Per comprendere meglio il primo servizio dovete sapere che nel grande gruppo del quale fa parte Topfx c'è a capo Spotware, società che produce la piattaforma C-Trader, dunque nostra società sorella. Ecco il perché di questa soluzione. Offriamo la piattaforma di Spotware, la C-Trader, con la nostra liquidità. Una soluzione che abbiamo chiamato soluzione tutto in uno, perché alla fine un broker la cosa principale che ha bisogno è piattaforma e strumenti tradabili. In alternativa offriamo semplicemente la nostra liquidità che può essere collegata attraverso un semplice fix API a qualunque piattaforma, ad esempio MT4, MT5 o altro. Andiamo a vedere le condizioni per i clienti al dettaglio, che sono quelle che principalmente gli interessano di più. Topfx offre due piattaforme, l'MT4 e la C-Trader. Abbiamo 7 classi di asset ed oltre 1000 strumenti finanziari. Offriamo dunque Forex, metalli, energie, indici, azioni, ETF e criptovalute. I nostri spread sono interbancari da 0,0 pips e le commissioni sono ridotte pari a 5,5 euro lotto round trip su Forex, metalli ed energie. Non ci sono costi di commissione sul resto delle classi di asset. Abbiamo una particolarità, i micro lotti sugli indici, lo 0,01 pari a un centesimo a punto. La nostra esecuzione è ultra veloce a mercato. Non abbiamo un deposito minimo. I depositi e prelievi sono gratuiti con tutti i metodi di versamento. E abbiamo un supporto italiano dedicato che seguo io i clienti italiani. La cosa principalmente che ci diversifica da altri broker è come abbiamo deciso di investire le nostre cosiddette risorse marketing. Abbiamo deciso da sempre, anziché magari puntare allo sport, squadre di calcio, Formula 1 o avere banner su siti molto trafficati, abbiamo deciso di investire in quello che è il problema principale di questo settore, ovvero l'educazione finanziaria. Un dato statistico dimostrato e provato su tutti i siti dei broker regolamentati che la maggioranza dei trader perde soldi perché non sono educati finanziariamente a sufficienza. Ecco perché Topfx da sempre ha investito molto nella formazione ed educazione finanziaria ed ecco perché abbiamo scelto alcuni partner con i quali abbiamo fatto queste partnership. MQL Suite di Fabio La Rosa e del suo team, che prevede tools ed indicatori professionali per MT4 e per C-Trader. Siamo stati il primo partner MT4 di MQL Suite e abbiamo l'esclusiva mondiale per quanto riguarda la C-Trader. Un altro nostro partner è Trading Room Roma, una scuola di formazione importante a livello italiano. I nostri partner, ovviamente, attraverso i nostri partner offriamo dei servizi gratuiti ai nostri clienti. Vi dico i principali che abbiamo. Abbiamo un corso formativo online a cura di Trading Room Roma, che segue Emanuele Negro, i lunedì, mercoledì e venerdì sera dalle 20 alle 21. Sono corsi online in tempo reale dove si può interagire con la docente e vengono anche inviate le registrazioni a fine corso. Abbiamo anche l'altra Live Trading Room, sempre con Emanuele Negro di Trading Room Roma. Questo è un servizio quotidiano dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, dalle 19 alle 20. Anche questo in tempo reale.
si può interagire e vengono inviate alla conclusione di ogni lezione anche le registrazioni. Infine, come detto prima, MQL Suite e CTrader Suite. L'obiettivo di TopFX è aumentare il numero di trader profittevoli entro fine anno. Ecco perché tutti questi servizi sono gratuiti per tutti i nostri clienti fino a fine 2020. Vi dico ora anche una promozione riservata speciale di questo webinar per ringraziare gli iscritti della loro partecipazione, che riguarda proprio una partnership che abbiamo con Paolo Pesina. Coloro che apriranno un conto TopFX con un saldo minimo di 500 euro possono avere l'indicatore HC Evolution, un corso di analisi ciclica che è di circa 40 ore, partecipare al canale Telegram riservato di Paolo, hanno un mese di abbonamento ai segnali sempre di Paolo, tutto questo a un modico prezzo di 275 euro invece di 1099 euro, dunque uno sconto davvero, davvero importante. Questa è una promozione a tempo limitato che è valida fino a domenica 29 marzo 2020. Prima di concludere, vi lascio i miei contatti, la mia email, il mio contatto Skype, mi trovate anche su Telegram e quello è il mio numero di cellulare dove mi potete anche aggiungere su tutti questi metodi di comunicazione. Vi invito infine a seguirci sui social, soprattutto nel nostro canale Telegram TopFX Prime, che vanta oltre 1200 iscritti, è un canale molto ricco di analisi, contenuti, webinar. Poca promozione, molto contenuto formativo ed educativo, proprio come ci piace essere come broker. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa o spiegare meglio la promozione riservata che abbiamo per i clienti di TopFX, ti lascio la parola. Hai detto tutto quanto. Io punto molto sul canale Telegram, oltre chiaramente all'indicatore ovviamente che è straordinario, vedremo adesso poi direttamente sui grafici il corso dove si impara veramente tanto, ma il canale Telegram è importantissimo perché uno dei problemi più grandi di questo mestiere è la solitudine. E il canale Telegram, anche se non è come chiaramente parlare con una persona avendocela di fianco o al telefono, però permette di avere un continuo confronto con chi già ne sa di più di questo metodo, e non parlo di me, sto parlando dei ragazzi che già lavorano con l'analisi ciclica, ce ne sono alcuni e alcune, perché ci sono delle donne veramente molto brave, che sanno sicuramente anche darvi una spiegazione migliore della mia. Perché? Perché io a volte do per scontato talune cose, perché ormai ce l'ho radicata in me. Invece, chi ha imparato il metodo seguendo il programma non ha radicato le mie esperienze, quindi riesce spesso e volentieri a spiegare meglio di me una situazione, quindi a risolvere il dubbio di una situazione. L'importante è approfittarne, anzi abusarne del canale Telegram, facendo analisi anche sbagliate, perché è normale che siano sbagliate, però l'importante è quello. Vi assicuro che il canale Telegram monotematico, dove si fa un solo tipo di analisi, è qualcosa di strepitoso. Io ho chiuso il canale pubblico che avevo, non avevo tante persone, ce n'erano 300, perché a parte le pubblicità, però comunque erano decine di tipologie di analisi diverse, secondo me non si impara niente. Invece, avendo un canale dove si fa una sola tipologia di analisi, si può imparare benissimo a lavorare con quel tipo di strumento. Questa è la piccola aggiunta che volevo fare alla tua presentazione. Perfetto, ti lascio lo schermo Paolo, ho interrotto la condivisione. Ah, c'è Antonio De Donanzi che fa una domanda che già risposto parecchie volte, non qui in chat. No, non abbiamo nulla in comune TopFX 24, senza voler parlare male di TopFX 24, però voglio semplicemente segnalare che sono già stati segnalati da TopFX e poi sono stranamente spariti dal commercio, probabilmente cercavano, ecco, di usare il nostro logo, la nostra storia, il nostro nome. Una piccola parentesi, grazie Paolo. Di nulla, che poi quella è un'abitudine di molti broker truffaldini, Purtroppo, scimmiottare i nomi dei sì. broker più famosi, più seri, purtroppo è così. Non capisco la domanda dell'Antonio, scusami anche per gli iscritti, che cosa vuol dire? Sì, ecco, chi è già cliente TopFX e vuole aderire a questa promozione può ovviamente contattare per poter partecipare.
Assolutamente, assolutamente sì. E mandate una mail, quindi si può approfittarne nel modo più assoluto. Allora, passiamo ai grafici o c'è la pausa da 5 minuti che non ho capito? No, era questa la pausa, Ah, cioè la mia presentazione. Sì. Allora, io direi di andare direttamente sui grafici. Quando sono sui grafici, tendenzialmente la cosa che faccio non è andare a prendere un'analisi fatta nel 1980, l'analisi cosiniana del poi, ma preferisco fare un'analisi live con le persone che seguono, in modo tale da far vedere un vero e proprio procedimento di analisi. Quindi se qualcuno ha qualcosa di particolare da voler andare ad analizzare, il primo che scrive vince. Chiaramente gli strumenti sono presenti qui sul broker TopFX, questo è più che ovvio, andiamo a fare. Hanno subito sparato DAX, vedo che DAX sta andando per la maggiore, vediamo magari se riusciamo a farli tutti e due, sia il DAX che il petrolio. Allora, io ce l'avrei già tutte e due fatte, quelle lì, però direi che le facciamo da nuovo, ok? E in modo tale che si possa vedere quello che è un procedimento tipico di analisi per chi lavora con il mio metodo. Quindi faccio che fare così, prendo un vuoto, un default, chiudiamo tutto e vado a prendere un petrolio. Allora, ok, eccolo qua. Allora, prendiamo ad esempio, facciamo un'analisi per un multi-day che è un po' più, si vedono meglio i minimi e quindi un po' più facile da fare. Allora, subito a colpo d'occhio, che cosa dobbiamo fare? Identificare quelli che sono i minimi importanti. È facilissimo da vedere che i minimi importanti sono questi qua. Questo. Sono l'unico che ha la lavagna che non scrive sul computer, sarò senza inchiostro. Ok, questo, chiaramente non lo sappiamo, ci buttiamo un bel punto interrogativo. Questi sono sicuramente i minimi importanti. Ok, se andiamo a misurarli, hanno tutti una durata più o meno simile, si vede ad occhio. Questo è di 370 candele, questo qui è di 386 candele, quindi sostanzialmente uguale. Questo qui non lo sappiamo ancora, in questo momento ha raggiunto 320 candele. Potenzialmente ne mancano una cinquantina prima di poter, diciamo, di dire che statisticamente il ciclo sarà chiuso. Oggi è presa sia la grande, ma così come abbiamo preso la grande lo short anche su euro dollaro di oggi e anche lo short sul DAX e long sul DAX, perché ho preso uno stop sul DAX su quel movimento strambo che ha fatto. Però poi abbiamo fatto circa 200 punti giù, 200 punti su, se bene non mi ricordo, quindi abbiamo abbondantemente recuperato quelle che io chiamo in maniera tecnica le porcate del mercato, okay? Proprio un gergo ipertecnico. Allora, prendendo questi cicli, che cosa riusciamo a vedere? Innanzitutto qui a sinistra si vede bene che abbiamo i cicli ideati da Hurst. Vedete che hanno una durata precisa, ok? Abbiamo diversi cicli, non ce n'è uno, non può esserci un ciclo solo. Abbiamo un 18 mesi, un 40 settimane, un 20 settimane, 80 giorni, 40 giorni, 20 giorni, 10 giorni, 5, eccetera. Quando lo vedete scuro non è editabile. Perché su un time frame giornaliero chiaramente i cicli da 5 giorni non hanno senso perché sono 5 candele, quindi ho detto almeno un 10 giorni che già ha poco senso, li possiamo lavorare anche su un time frame giornaliero. Okay? Io in questo caso vado a prendere l'indicatore e lo traccio. Allora, qui si vedranno, vedete, bastano tre click per andare a tracciare l'indicatore. Il primo click sul minimo, secondo click su quello che è quello che presumiamo essere il massimo e il terzo clic sull'altro minimo. Lui crea in automatico l'indicatore e attiva immediatamente in maniera automatica le due medie mobili. Medie mobili sono cicliche, le uniche medie mobili che funzionano sono quelle cicliche, ok? Perché? Perché il mercato, e lo si vede qui chiaramente che il mercato è assolutamente ciclico, questo da quant'è? Ops. Faccio un'idea. Questo è un ciclo da 340 contro 370, siamo abbondantemente in media, ok? Vedete che il mercato si muove assolutamente a onde, non si muove a prezzi, ma si muove a onde. E le medie mobili cicliche sono praticamente tarate sul ciclo, quindi danno una vera indicazione di come mediamente il prezzo si è mosso. Noi le possiamo utilizzare per il controtrend tranquillamente, non tanto per il trend, ma più che altro per il controtrend. Che cosa dovremmo, cosa possiamo fare con l'indicatore? Allora, con la crocetta possiamo, una volta tracciato, aumentare o diminuire, devo togliere uno, aumentare o diminuire l'ampiezza del ciclo, ok?
suonava l'allarme perché? Perché l'indicatore ha bisogno di un certo numero di candele nel passato per poter lavorare. Quando supero il limite mi scrive che non ho abbastanza barre, ok? Quindi se si ha un grafico un poco storico non si potranno fare cicli molto grandi, bisognerà cambiare time frame. Questo è un limite della MetaTrader, non di certo, cioè non dell'indicatore. Possiamo fare questo, possiamo con un semplice movimento andare ad aumentare l'ampiezza del ciclo, ed è importante perché? Perché dobbiamo andare sempre a regolare l'inclinazione del ciclo, esagerato. Con 2, 3, 4 oppure valori negativi andiamo a inclinare al rialzo o ribasso il ciclo. Dobbiamo fare questo perché, soprattutto all'inizio, perché dobbiamo cercare di capire anche quale può essere il target di mercato. Okay? Andandolo a sistemare in maniera precisa, possiamo poi con il secondo ciclo andare a identificare quello che sarà un probabile target. In questo caso è preciso perché? Perché qui avendo due cicli da 40 settimane, in realtà questi due cicli qui formano un 18 mesi. Ecco perché è diventato preciso. Okay? Possiamo addirittura farlo ancora più preciso volendo, però già questo ci avrebbe generato un'indicazione sicuramente importante di dove il prezzo sarebbe potuto arrivare. E come potete vedere è stato a dir poco preciso nel dirci che più o meno questa era un'area sia di target temporale che di target di prezzo. Ed è anche pazzesco come qui abbia previsto l'ultimo massimo, quindi il 10 di settembre 2018. In realtà il massimo si è venuto a verificare il 3 di ottobre, quindi 20 giorni dopo, ma capite voi che 20 giorni su 40 settimane sono niente. Con un'analisi sostanzialmente effettuata l'ultimo giorno utile, il 3 luglio 2017, quindi un anno d'anticipo. Voi avevate già tracciato un anno intero di massimi e minimi, attenzione, non di prezzo, di massimi e minimi di tempo, che questo è molto importante. Tracciato il secondo, ovviamente, cioè tracciato questo, vado a mettere in orizzontale quello che è l'ultimo ciclo, perché io utilizzo sempre il ciclo precedente come ciclo, come si dice? Ora mi viene il termine, miseria ladra. Come ciclo di esempio, quindi utilizzo l'ultimo ciclo per avere un'idea di quello che potrebbe essere il futuro movimento. Questa è una cosa straordinaria che potete vedere, perché il mega scivolone è stato previsto al giorno. Il picco massimo era previsto il 27 di dicembre, il picco massimo si è venuto a verificare il 7 di gennaio, 10 giorni dopo, quello che non è assolutamente prevedibile, ed è uno dei motivi per cui tutte le analisi che si vedono e si sentono, il prezzo arriverà a 15, 10, 20, 30, 70, 80, sono al 100% condizionate dal trader, dalla mente del trader. Noi non potremo mai sapere dove arriverà il prezzo. Ci sono troppi fattori che influiscono sul prezzo. Oggi ci sono le banche centrali, che 70 anni fa non c'erano, e ci sono le macchinette, che non c'erano anche solo 10 anni fa. Sicuramente chi di voi fa trading da più di 10 anni, Costantino sicuramente mi può dare... E conferma, anche solo quando ho iniziato io nel 2007, questi movimenti così assurdi, 300 punti su, 300 punti giù, erano la rarità. Oggi sono la normalità. Una volta veramente rimbalzo sulla media mobile 21, entravi a mercato, andavi a vedere il giorno dopo se l'operazione era andata a target. Oggi quelle cose lì non esistono praticamente più. Il mercato è cambiato radicalmente. Quindi noi, una volta che abbiamo coscienza di che cosa farà il mercato, dove, quando probabilmente il mercato andrà a invertire, ecco che ci possiamo posizionare al mercato. Tutto questo movimento, patto che esista qualcuno che sia riuscito a farlo tutto, qualcuno ci sarà sicuramente, io no. Noi dobbiamo sapere quando statisticamente questo limite è raggiunto da un punto di vista temporale. E come lo faccio? Non lo faccio con l'indicatore, perché l'indicatore è un semplice disegno, ma non indica sempre in maniera molto precisa il movimento del mercato. Anche perché se guardiamo in questo caso è più sicuramente corretto andare a tracciare, a identificare un ciclo con tre picchi anziché un ciclo con due picchi standard, cosa che però è sbagliato da un punto di vista degli studi di Hurst, perché un 40 settimane non è in di tre picchi, è in due picchi, perché ha due sottocicli da 20 settimane e non tre, anche se il mercato è molto cambiato oggi. Ad esempio, quando Hurst ha identificato i suoi cicli, due giorni non era contemplato, oggi, scusatemi, quattro giorni non era contemplato. Oggi i cicli da 4 giorni ce ne sono veramente tanti, infatti lo andrò poi a implementare nell'indicatore. Quando ci sarà 4 giorni, chiaramente l'upgrade sarà gratuito, non ci sarà da pagare nulla, questo è più che ovvio. Quindi in questo caso io non utilizzo l'indicatore per identificare dove il mercato andrà a formare i massimi e i minimi, ma utilizzo la FLD, la futura linea di marcazione di cui vi parlavo prima.
andandola a tracciare, che in questo caso è la 1, perché corrisponde al ciclo principale, vedete che non è proprio come l'avevamo visto sulla slide, ok? Dove avevamo il prezzo che faceva così e la futura linea di demarcazione che faceva così. Non è propriamente uguale, è leggermente più movimentata sostanzialmente, però ci permette con grande precisione, una volta che si impara a leggerla, dove noi ci possiamo andare ad aspettare i massimi e i minimi ciclici. Tra l'altro c'è anche un altro strumento che si chiama VTL, Valida Trend Line, che ovviamente non posso spiegare qui, che è l'utilizzo delle trend line cicliche. Le trend line non vengono tracciate unendo massimi e minimi casuali, ma vengono utilizzate utilizzando massimi e minimi ciclici. Questo ci permette di sapere quando una VTL viene breccata e all'interno di quale ciclo ci troviamo. Quindi, per fare un esempio, breccate di una VTL o anche di un FLD da 20 giorni ci dirà che siamo sul minimo o sul massimo del ciclo da 40 giorni. Quindi sapremo anche quanto tempo avremo ancora a disposizione perché il nostro trade possa essere mantenuto a mercato oppure chiuso, anche perché non entrare a mercato. In questo caso, utilizzando la futura linea di demarcazione di un ciclo del ciclo da 40 settimane, a noi avrebbe previsto questi punti qua. Avrebbe previsto il massimo ciclico qua, un minimo ciclico qua, un massimo ciclico qua, un massimo ciclico qua. E vedete, e non fare point, poi ve lo faccio vedere magari anche in un backtest, anche se ha poco senso. Non fare point semplicemente perché questa parte qui si è già venuta a formare nel grafico. Ha previsto in questo caso un minimo ciclico qua, che è il minimo dove siamo adesso. In questo caso non deve ingannare, poi chiaramente spiego tutto nel corso, il minimo ciclico non è questo, ma è questo qui. Però poi sono tutti concetti che, cioè questo qua, scusatemi, sono tutti concetti che poi spiego ovviamente all'interno del corso. Che cosa ci possiamo aspettare adesso da petrolio? Visto che ha rotto tutti i supporti storici importanti, siamo sui minimi, non mi ricordo più di che anno, siamo sui minimi del 2001, quindi parliamo di 19 anni fa i prezzi, qua in mezzo siete d'accordo con me che ci sono stati livelli di prezzo non importanti di più? Cioè livelli che non venivano rotti da un'eternità e che si pensava che sarebbero riusciti quantomeno a rallentare il prezzo. Sono stati tutti bucati come il burro, tutti, tutti. Quello che in questo momento sta tenendo è quest'area qui. Domandona che vi faccio. Ritorno sul daily. Domandona, se noi abbiamo un livello di prezzo e abbiamo un minimo ciclico, è sensato andare short nonostante la guerra tra Russia e gli Stati Arabi, nonostante Aramco abbia dichiarato di portare a produzione 12 milioni di barili anziché gli 11 attuali, quindi altro che riduzione, si parla di aumento, e di conseguenza tutti gli altri stati hanno dichiarato di anche loro aumentare la produzione, con il rischio, se ho letto addirittura, di vedere il petrolio andare sotto allo zero come valore di mercato. Nonostante tutte queste informazioni, ha logica andare short adesso, essendo noi su un minimo di tempo, quindi sappiamo che qui siamo sul minimo di un ciclo a 10 giorni, in questo caso 100 candele, scusatemi, quindi un ciclo a 80 giorni e anche su un livello di prezzo importante. Massimo dice che ha senso andare short, ma con size piccole invece assolutamente no. Da un punto di vista statistico, andare short non ha senso perché siamo arrivati a capolinea da un punto di vista temporale. Quindi qual è la cosa più interessante, più logica da fare, è aspettare che il prezzo raggiunga il prossimo massimo ciclico, che sarà qui, che sarà più o meno l'8 di aprile, nell'analisi che ho postato anche su Investing, intorno al 7-8 di aprile avremo un massimo ciclico, quindi sarà più opportuno aspettare che il mercato faccia questo. Questo ritracciamento per me potrà essere qui, potrà essere qui, potrà essere qui, non me ne frega assolutamente nulla. Perché? Perché io attribuirò importanza al livello di prezzo solo quando sarò su un minimo. Fate caso che i vari livelli hanno tenuto sempre solo quando ci siamo trovati su un massimo, su un minimo ciclico. Prendiamo ad esempio qua, qui il mercato ha rimbalzato, non perché il livello era forte, ha rimbalzato perché questo livello è diventato forte perché eravamo su un minimo del ciclo a 380 candele. Idem qua, noi qui ci aspettavamo un minimo il 23 di maggio, il minimo in realtà si è venuto a formare il 6 di giugno, 8-9 giorni prima, ok? In realtà qui un rimbalzo l'ha fatto, però non facciamo i pignoli. Quindi questo livello di prezzo è diventato importante nel momento solo in cui ci siamo trovati sul minimo ciclo. Capite che in questa maniera voi sapete sempre dove vi trovate e saprete sempre se andare a prendere una breccata e saprete sempre se il mercato ha ancora possibilità di muoversi oppure no, a prescindere da tutte quelle che possono essere le news. Ovvio che una news improvvisa come quella di oggi
che ha fatto fare, mi sembra, 350 punti al DAX in 5 minuti, mi ha portato a prendere lo stop, ma quello non possiamo farne nulla. Ma quelle che sono le normali, diciamo, news macroeconomiche dei mercati influiscono zero da un punto di vista analisi ciclica. Marco, allora, hai fatto una domanda interessante, normalmente sì, utilizzate in questo modo, poi spiego tutto all'interno del programma formativo ovviamente, però in realtà ci sono delle regole che danno in realtà invece l'opposto. La FLD normale ci dice a massimo FLD corrisponde al minimo di prezzo. Io ho elaborato il sistema in modo tale che l'analisi diventasse più facile da fare e quindi riesco a utilizzare le FLD in modo tale che in alcuni frangenti le possiamo usare come vera e propria linea predittiva. Può sembrare difficile, in realtà se c'è qualcuno dei miei ragazzi qui collegato ci può confermare scrivendo che una volta guardato i video, non tutti 41 per capirci qualcosa chiaramente, iniziato a guardare video e parlando in chat diventa poi semplice da identificare. Se c'è qualcuno ragazzi di voi, se volete scriverlo in chat così potete rispondere voi direttamente al Marco. La Claudia, ad esempio, conferma. La FLD dipende e mostra sia l'inverso che no. Cinzia, ad esempio, Cinzia e la Claudia sono due delle, diciamo, delle ragazze, poi mi date 10 euro, anzi 100 euro perché vi ho chiamato ragazze, nella nostra chat, che sono molto brave a lavorare. Cinzia, ad esempio, è una conoscitrice pazzesca del petrolio, veramente incredibile. Vito, ecco, non fa più parte del nostro gruppo al momento, però anche lui l'ha utilizzato parecchio. Lui non ha comprato l'indicatore del Vito, è solo stato in abbonamento, per questo che non fa parte, caffè pagato, non fa più parte del programma. In realtà ho ideato un altro fattore, cioè un altro strumento, che è la futura linea di demarcazione, che è questa, che permette innanzitutto in maniera molto semplice, adesso tolgo un attimo l'altra, in maniera molto semplice, di poter spostare direttamente sul grafico la FLD, questo per avere una visione più chiara, ok? E soprattutto in questo caso la si va a leggere direttamente con i massimi e minimi di mercato. Allora, qui sembra più complicata da leggere, perché? Perché qua uno può dire, ecco, è andata al contrario. In realtà no, perché se noi ingrandiamo, va sempre presa in considerazione all'interno di una componente ciclica. Se noi ingrandiamo e vado a tirare giù, ho sbagliato, clicco sempre quello sbagliato, allora vado ad alzarmi qua, ok, possiamo vedere come in realtà i massimi minimi ci sono stati. Se noi prendiamo anche qui che sembra opposta, vedete che minimo, minimo, massimo, massimo, minimo, minimo, massimo, massimo, poi qui è sceso, minimo, massimo, questo non fare point, minimo, qui c'è un po' fregato, però c'è stato il minimo qui. Ovviamente non li dobbiamo prendere tutti, noi dobbiamo prendere soltanto i minimi che hanno questi valori ciclici. Questo è uno strumento strepitoso da utilizzare. Serve soltanto attenzione, perché è talmente precisa che si tende a volte a guardare solo quella, e come in questo caso uno la vede salire e dice fisca sta salendo, vado long, no, mi faccio male. In questo caso va sempre solo letto come massimi minimi. Quindi se ci posizioniamo così, vediamo che qui era stato segnalato un massimo, qui è segnalato il minimo, questo minimo qua non è nient'altro che dove siamo adesso. Quindi il prossimo massimo che noi ipotizziamo è questo qui. Prossimo minimo questo, massimo questo, minimo questo. È straordinario lavorare con l'analisi ciclica. Assolutamente sì, funziona con tutto, il tempo è uguale per tutti. Con le cripto dico che è eccezionale perché semplicemente non ci sono le sabato e le domeniche di chiusura. Il sapere prima, vedere prima disegnato su un grafico che cosa fa il prezzo, dà una sicurezza che è enorme. Purtroppo, e lo dico purtroppo, è un po', diciamo, un'analisi di nicchia, perché non è immediata come può essere una media mobile 21, come può essere uno stocastico con MACD. Ora io vi posso assicurare che se fate multi-day, il potere in una sera, una volta imparato chiaramente a lavorare con l'analisi ciclica, segnavi sul calendario che il prossimo short andrà a chiudersi l'8 di aprile e poi il successivo long andrà a chiudersi il 28 di aprile, il successivo short,
il successivo long da chiudersi poi il 24 di maggio è tanta roba, perché vi permette in multi day di scrivere sull'agenda che cosa andare a fare. È una mia intuizione del perché per tre, poi in realtà la si deve andare a regolare. È proprio ho fatto degli studi, ho visto che il per tre è quella che si sposa meglio, però poi ci sono anche qua strumenti che si sposano meglio il per tre, altro il per due, si imparano tutti nel corso, ma soprattutto poi dipende l'esperienza, ok? Se prendiamo ad esempio un petrolio in intraday, qui è chiaro, vi faccio vedere anche come utilizzare ovviamente le envelope, che sono molto utili. Allora, anche le medie mobili si possono utilizzare poi normalmente per un ingresso al mercato, diciamo, tradizionale sulle medie, con la consapevolezza però di essere avere delle medie mobili che sono corrette da utilizzare. In questo caso che abbiamo le medie mobili del ciclo da 387, questa è la prima media mobile, quella del ciclo principale, la seconda, beh, è inutile che lo nasconda, quella di metà ciclo, ci permette di poter lavorare in maniera tranquilla utilizzandole come normale supporto e resistenza, e anche come, essendo tarate sul ciclo, come medie corrette per andare contro trend, perché ogni mercato, ogni ciclo, ha una distanza delle medie mobili che è sempre uguale, come statistica intendo. Quindi a seconda del ciclo che noi lavoriamo, questo è il motivo per cui è importante usare l'analisi ciclica, perché abbiamo l'ampiezza del ciclo, perché non qualsiasi trade e dobbiamo valutarlo per dire da qui a qua, qualsiasi ciclo, ma alcuni cicli andranno valutati da qui a qua. Okay? Quindi quando noi sappiamo qual è la media di distanza del prezzo dalla media mobile in funzione del ciclo che guardiamo, possiamo fare anche contro trend tutto sommato in una sicurezza totale. Vedi il petrolio di oggi, vedi il DAX che abbiamo fatto oggi e quant'altro. Senza le medie mobili cicliche questo non è possibile farlo. Non è neanche possibile farlo senza l'indicatore, obiettivamente, perché andare ogni singola analisi a spostare in continuazione le medie cicliche non lo fa nessuno. Ecco perché vengono utilizzate le medie da 20 giorni, quelle da 50, 100, 200, dove tutti dicono, qui magari vi farete due risate, che le utilizzano gli istituzionali. Io non ho mai avuto la fortuna di conoscere un istituzionale, quindi per me quelle uniche che funzionano sono le medie mobili cicliche. Ok? Questo è quanto vi dicevo. Io utilizzo anche molto le envelope, queste ve le faccio vedere però in intraday. Prendiamo ad esempio questo, che è un ciclo da 5 giorni. Vado a togliere un attimo questo, così lo rimettiamo dove andava giustamente il prezzo. Lo rimettiamo a metà. Non so se conoscete questo strumento, è importante. Quando il prezzo è in fondo, a metà trade è intradabile, poi andate a mettere la scala, tipo mettete qua 45, scrivete 45, fissa scala 45, verrà tolto tutta la parte sopra, il prezzo verrà spostato più in alto, quindi potrete andare a sistemare il prezzo nel posto più corretto. Adesso l'ho messo male. Allora, se noi qui abbiamo un ciclo, devo andare a togliere, se no si incasina tutto. Noi qui abbiamo un ciclo da 352 candele, che è un 5 giorni nel mio caso, ok? Io che cosa faccio? Posso tracciare sia l'envelope direttamente sul mio ciclo principale. Queste sono molto importanti perché ci consentono di sapere quando il mercato è arrivato a destinazione, tendenzialmente. Quindi vado a mettere, sarà un 8. Oh. Neanche 8, quanto diamine è? 25? Allora. Non ne ho, l'ho già fatta, scusate. Questo che mi sembra già fatto, prendo l'euro-dollaro che mi sembra già fatto. Allora, qui vedete che ho identificato cicli da 65, adesso un po' che non li sistemo, vado a sistemarli. Quindi questo, ok, perfetto. Quindi qui abbiamo cicli da 90 candele su i 15 minuti. Quindi andremo a prendere, come potete vedere, vado a mettere 91, un ciclo giornaliero, e vado quindi a selezionare l'envelope. L'envelope mi dice, non sono le bande di Bollinger, l'envelope mi dice quando il prezzo è statisticamente arrivato. Il problema delle envelope è che fanno repaint. Quindi adesso le vediamo precise, però quando eravamo qui molto probabilmente questa envelope era così, ok? Quindi è ingannevole. Cosa faccio io? Vado sul time frame superiore, questo lo potete fare anche nella vostra normalissima analisi, vado sul time frame superiore semplicemente perché devo cercare un ciclo superiore solo per quello, ok? Quindi vado a cercare, vediamo un po', questi sono cicli da, facciamo così, sono cicli direi tutti più o meno, vediamo se sono simili, facciamo meno 10,
Come l'ho tracciato? Ok, un meno 10 e poco, facciamo un meno 26, meno 30, facciamo meno 35. Dovrebbero essere più o meno tutti simili questi cicli occhio-croce. Quindi andiamo a moltiplicare, vedete che sono tutti molto simili, no? Quindi questo conferma questo, se vado anche solo ad allargarli un pelo, sono molto precisi. Ho aperto il pannellino senza accorgermene di là. Quindi se io qui ho cicli da 27, 27 sarebbero anche in questo caso un ciclo giornaliero. 27, faccio per 4 quel ciclo da qui che sono i 15 minuti, 27 per 4, e da 108 è lo stesso di prima. Quindi che cosa faccio? Vado a prendere, in questo caso, lo vediamo un ciclo da 50, un ciclo da 2 giorni. Ovviamente lo vado a sistemare sul grafico, in maniera da poter avere una proiezione più corretta, e vado a prendere questo valore che è 52. Adesso vi faccio vedere come avere delle envelope che non vengono influenzate dal repine. Quindi vado a mettere innanzitutto un ciclo da 52. Faccio in modo che il prezzo vada perfettamente, così è già, vedete che sta inglobando in maniera precisa, tutto sommando i massimi minimi dei cicli. Questo 52 lo moltiplico per 4. Perché per 4? Perché all'interno di un'ora ci sono 4 e candela 15 minuti, quindi il valore del ciclo 52 per 4 mi dà 208, e chiaramente mi devo segnare anche l'ampiezza. 0,80 è un normale valore che si trova sulla MetaTrader, per intenderci questo qua. Trend envelope, per intenderci 0,80 sarebbe la deviazione, ok? Quindi questi valori li vado a mettere su 15 minuti. Questa è una chicca che si poteva anche non dire, però a questo punto è un regalo in più che vi faccio. 208, 08. Vedete che in questo caso possiamo anche elevare la envelope del ciclo principale, perché sappiamo quando ci ritroviamo sul massimo minimo del ciclo più grande. Essendo sul massimo minimo del ciclo più grande, possiamo lavorare con molta più tranquillità, ovviamente, al ciclo inferiore. E in questo caso il repaint della envelope quasi non ce ne accorgiamo di averlo. Guardate come il prezzo è comunque contenuto in maniera precisa, vedete, all'interno dell'envelope. Nulla c'entra con la volatilità, perché noi la volatilità io personalmente non la prendo minimamente in considerazione nella mia analisi. Avete domande? Non ci sono solo più io. Mi senti, Paolo? Sì, ti sento. Ok, perfetto. Non, ok, tutto bene, dicono, ok. È chiaro fino adesso la spiegazione che vi ho fatto. So che a volte corro un po' troppo questo viziaccio maledetto, però spero e credo di essere riuscito cioè a trasmettervi l'importanza e il vantaggio enorme che si ha utilizzando il tempo nei mercati, perché veramente vi dà un vantaggio che altre metodologie non hanno, perché semplicemente non si basano sul tempo. Non dico che non sia efficace l'analisi tecnica, ma l'abbinare il tempo dà dei vantaggi enormi. Molti lettori si deve cambiare di continuo cicli. Non è vero che si devono cambiare in continuo i cicli, quando non l'ho mai cambiati qua. Non è assolutamente vero, Massimo. Il ciclo, una volta stabilito, quello rimane. Quando fai un'analisi normale, un'analisi tecnica, ogni istante devi andare a cambiare la tua analisi, perché chiaramente il prezzo cambiando sballa tutta l'analisi. Noi, una volta impostato un ciclo, quello rimane, non cambia mai. Ovvio che quando faccio un'analisi la prima volta i cicli li devo cambiare, questo è normale, perché li devo, come è giusto che sia, andare a verificare. Non è che posso tracciare l'indicatore alla Carlona, perché non avrebbe logica. Io vado a tracciare anche le VTL che mi danno chiaramente le conferme, le FLD che mi danno le conferme del ciclo, però una volta tracciato lo dimostra il petrolio. Lo dimostra il petrolio multi-day, che questo ciclo qua è stata l'analisi, la prima volta che l'ho fatta, l'analisi l'ho fatta non nel 2017, l'ho fatta più o meno in questo periodo qua, ok? Tracciando chiaramente questo ciclo qui, poi non l'ho mica più cambiato. Non è assolutamente, anzi, l'analisi ciclica è più impegnativa da fare subito, però una volta che l'ha fatta siete a posto. Anche in intraday, io l'analisi di questa mattina del petrolio, dove ho chiuso il long questa mattina, che ho preso ieri sera, ho chiuso poi il long questa sera, l'ho fatta ieri sera alle 10:30. Erano in chat con me questa mattina, cioè in diretta con me questa mattina, del long del petrolio. Idem lo short di Euro USD, l'ho
l'ho detto questa mattina in diretta, ma l'analisi l'avevo fatta alle 8:30 di questa mattina ed è ancora valida oggi, ancora in questo momento. L'analisi richiede solamente più impegno ed è uno dei motivi per cui si preferisce avere 2-3 oscillatori di sotto e avere una media mobile e tradare su quella. Tra l'altro voglio farvi notare una cosa, poi credo che possiamo anche terminare qua. Come potete vedere, sia l'indicatore che l'FLD hanno o no una caratteristica, anzi, vi metto due oscillatori tipici, vi metto un MACD, uno stocastico, che solamente te si vede bene, tarato classico 533, e vi metto anche l'RSI, che è uno di quelli che viene utilizzato di più. Qualcuno di voi riesce a dirmi le differenze che ci sono tra l'RSI e il MACD, presi insieme chiaramente, e quello che vedete qua sul grafico? Qualcuno di voi riesce a darmi questa informazione, cioè questa differenza? No, Massimo, i cicli non vanno adattati, l'indicatore non va adattato al prezzo. Questo è un errore che si fa molto con l'analisi ciclica. No, l'indicatore è solo un indicatore. Non so se qualcuno riesce a rispondere, ve lo dico io. Tutti gli oscillatori, tutti gli indicatori. Bravo, bravo Marco. Tutti gli oscillatori, bravo, esatto. Mostrano il passato e non dicono niente sul futuro. Il passato, obiettivamente, lo vedete anche senza questo oscillatore qui. Il passato lo vedete dal grafico. L'analisi ciclica, quantomeno quella che utilizzo io con Earth, che proietta direttamente nel futuro che cosa farà il prezzo, ve lo dice prima. Questa è una differenza enorme ed è una, come si dice, e deve essere capita questa importanza che noi abbiamo, perché voi da qui in poi non avete nulla, ma proprio nulla, nulla, nulla. Esatto, valutano solo quello che è stato, invece l'analisi ciclica ci dice quello che sarà, ignorando tutta questa parte qua, perché non ci serve. L'ipercomprato, l'ipervenduto, ma quanto tempo rimane l'indicatore in ipervenduto e noi magari ciclicamente eravamo sul massimo e ci saremmo potuti fare tutto lo short, in tutta onestà. Cioè qui era ipervenduto il mercato, signori. Eppure si è fatto tutto questo ambaradan qua. Chi avesse preso qui il long si sarebbe fatto un male della Madonna, ma noi qui di long non avevamo niente. E qui era tutto short e quindi vedete che il minimo era segnato qua, il massimo qua, dove c'era giustamente anche qui. Poi il minimo qua. Tutti noi eravamo ancora sui massimi, vedete, massimo, invece gli oscillatori erano tutti sul minimo. Qua il mondo è andato long e il mondo si è ucciso. Ah, la mia linea è un po' instabile, quest'ora purtroppo è un po' brutto qui da me. Ok, e io direi che, Costantino, ci possiamo anche dare mozione, faccio vedere mozione, devo soltanto l'oscillatore perché non mi piace vedere nessun. Allora, per tutti i nuovi clienti Top FX, a questo punto abbiamo i clienti Top FX, aprendo un conto a 500 euro per avere l'indicatore HC Evolution, corso di analisi ciclica, canale Telegram riservato, un mese di segnali Forex, indici e comodi, il tutto a 275 euro anziché 1099 euro. Perché 1099? Perché l'indicatore più il corso più il canale Telegram costano 1000 euro in promozione, ok, in questo momento, e il mese di segnali Forex, indici e comodi ti costa 99 euro. Quindi un risparmio, boh, che occhio croce, sarà dell'80%. Questo perché? Perché la collaborazione con Top FX la ritengo una collaborazione importante che potrà dare dei vantaggi a tutti i vari trader, perché mi permette anche di far conoscere il mio metodo di analisi ciclica a più trader possibili e anche dal punto di vista chiaramente prettamente economico, perché potrebbe portare anche alla vendita di strumenti che ho creato, sono anche un'azienda naturale. Naturalmente è in promozione perché l'indicatore Evolution è uscito da circa 15 giorni, quindi è veramente una chicca nuova, perché fino a qualche settimana fa c'era sempre un indicatore molto evoluto, ma non era paragonabile all'Evolution. Questo è il quanto. Se non ci sono domande, Costantino, io lascio a te il microfono. Grazie Paolo, e grazie anche di questa promozione per i clienti di Top FX. Sono sicuro che questo è un vantaggio importante per i nostri clienti, che abbinato alle nostre condizioni operative può sicuramente dare ottimi frutti. Direi che possiamo concludere qui questo webinar. Ricordo a tutti che da domani sarà disponibile la registrazione nel canale YouTube Top FX Italia.
Vi metto qui nella chat anche il canale, il link del canale Telegram TopFX. Vi invito tutti a collegarvi e lascio anche la mia mail per iscritto, se volete avere informazioni sul broker o anche sulla promozione di Paolo. Ancora E grazie a tutti. Prego. soltanto rispondo, mi sembra Marco che abbia chiesto, per tutta questa settimana, anche per chi è già cliente TopFX, mantengo la Sì. promozione inalterata, quindi andando sul sito tradingprodotti.com potrete comprare aiutatemi a dire, l'indicatore, poi mandandomi una mail, lì dovrò attivarvi manualmente, vi attiverò poi anche l'ingresso all'interno del canale per i segnali, che partirà chiaramente da lunedì. La promozione finisce lunedì, quindi lunedì dopo partiranno i segnali, invece l'indicatore verrà attivato nel momento stesso in cui ci sarà l'acquisto dell'indicatore, quindi senza problemi. Lì tempo di attivarlo e sarà tutto pronto. Ok? Se vuoi, magari Costantino, nella mail anche mettere il link del mio sito, perché non ho. Assolutamente sì, e magari anche se vuoi mettere anche la tua mail, Paolo, Sì, così nella mail la scrivo. la metto anche quella A parte nella. che per mandarmi, per scrivermi, è sufficiente andare sul sito, ok? Se andate, ah sì, qui devo cliccare. Se andate a cliccare sulla chattina, mi arriva direttamente la mail, quindi non avete neanche problemi nel dover andare a scrivere niente sul vostro software per l'email, perché basta andare qua e mi arriva direttamente. E rispondo sempre a tutti. Normalmente nel giro di un paio d'ore tendo a rispondere a tutti quanti, a meno che non mi arrivino due mail, che allora devo avere il tempo di rispondere, chiaramente. Perfetto. Dunque, grazie a tutti i partecipanti, grazie Paolo per questo webinar. Sicuramente avremo occasione di farne altri, di approfondire ulteriormente il tuo metodo operativo, che è davvero interessante. Una buona serata a tutti i partecipanti, buona serata Paolo, grazie ancora. Buona serata a tutti, grazie di aver partecipato e a presto. Ciao ciao.